C'è una poesia di Alain de Lille, Alano di Lille, che recita: Omnis mundi creatura, quasi liber et pictura, nobis est in speculum. Che sostanzialmente vuol dire che tutte le creature del mondo, in qualche modo, sono un'immagine nello specchio di noi. Cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è una creatura al mondo che non nasca, non muoia, che non mangi, che faccia tutte quelle cose che fanno le creature viventi, in sostanza. E volenti o nolenti, noi facciamo parte di questo insieme, gigantesco di creature viventi, con una piccola differenza rispetto a tutte le altre creature del mondo, che è l'intelligenza. Spesso oddio, si sosteneva magari molto in passato, cioè il fatto che gli animali non avessero un'anima, in particolare che non provassero gli stessi sentimenti degli uomini. Io credo che oggi come oggi sia abbastanza evidente come in realtà il sentimento all'interno dell'animale sia un qualche cosa di estremamente banale e scontato. Anzi, molto probabilmente oggi come oggi diciamo addirittura che è più facile provare sentimento per un animale, è più facile provare empatia e compassione per un animale che per un essere umano. Perché? Perché l'animale, non avendo l'intelligenza, non ha la crudeltà cosciente del voler far del male, ma lo fa istintivamente e basta, senza la consapevolezza cosciente. Ecco, questa è la differenza sostanziale. Il fatto che l'essere umano possiede l'intelligenza, ma che la maggior parte dei sentimenti, ma anche della moralità, in realtà siano ereditati filogeneticamente dagli animali, perlomeno da un antenato in comune, o più antenati in comune. Per moralità, che cos'è la moralità? Ok, si pensa che la moralità sia un qualche cosa di uso umano e basta, assolutamente no. La moralità si basa su due pilastri: uno è l'empatia, l'altro è la reciprocità. Possiamo dire che la moralità è tante cose, sicuramente, ma senza questi due pilastri non esiste la moralità. Reciprocità e empatia. La reciprocità è quando io condivido con un altro individuo della mia specie o di altre specie. Condivido il male e il bene che mi capita. L'empatia è quando io comprendo i sentimenti di un altro individuo. Se comprendo se sta bene, comprendo se sta male, comprendo se è triste e agisco di conseguenza. E la moralità si basa su questi due grandi pilastri. E in realtà questa cosa è una cosa estremamente comune nel mondo animale, tant'è che molto spesso è facile vedere un cane che, non che compatisce, ma che comprende quando il padrone è triste e cerca quindi di risollevarlo, quando un altro individuo della sua specie è triste e cerca di risollevarlo. Oppure delle volte capita, se avete due animali da compagnia in casa, che uno aiuti l'altro nel momento in cui devono mangiare, oppure uno deve dare da mangiare all'altro. Non so se vi è mai capitato del gattino che prende i croccantini del cane e glieli porta, cosa del genere. E questo avviene praticamente con tutte le specie animali. Noi ereditiamo quello che è la moralità dagli animali. Quello che noi non ereditiamo a livello animale è l'intelligenza, cioè la capacità di andare contro eventualmente la moralità oppure di esasperarla. Che cos'è l'intelligenza? L'intelligenza è la capacità di astrarre dei concetti arbitrari, dei simboli arbitrari dalla realtà, di farli interagire per ottenere un determinato risultato e appunto riprodurre un risultato. Per fare un esempio, nel momento in cui noi cerchiamo di comprendere una legge naturale, cioè cerchiamo di capire come funzionano le cose, stiamo utilizzando l'intelligenza. Ecco, gli animali non riescono a fare il ragionamento astratto. Non so se vi è mai capitato, sempre magari con un cagnolino di casa, che magari ha un bastone molto grande, ha preso un bastone molto grande, però
passa in mezzo alla porta e sbatte e non capisce perché. Ecco, questa è la sostanziale differenza. Mentre noi siamo in grado di comprendere che magari dobbiamo semplicemente spostarci un pochino per far passare il bastone in un'altra maniera, e il cane non lo comprende. Non è colpa sua, semplicemente gli manca questa capacità. Che è questo che lo rende differente da noi. Mentre tutto ciò che sono i sentimenti e la moralità, in realtà noi le ereditiamo dal mondo animale. Il secondo argomento da trattare è invece l'inconsistenza della necessità. Cerco di fare un passo indietro per spiegare al meglio questo concetto, che in realtà è fondamentale. Come dicevo prima, l'essere umano possiede l'intelletto. Attraverso l'intelletto l'essere umano riesce praticamente a modificare qualsiasi cosa nella realtà. Addirittura riusciamo a modificare quello che è il nostro aspetto fisico, riusciamo a produrre in massa il cibo, riusciamo a creare dei ripari importanti dalle intemperie, oppure attraverso la capacità di modificare, di alterare tutto ciò che è naturale, l'essere umano bara. Bariamo nel senso che l'animale, se non ha una determinata caratteristica fisica e ha bisogno di quella caratteristica fisica per ottenere per arrivare a un determinato scopo, quell'animale non riesce a sopravvivere. Se il giaguaro non arriva ai suoi 100 km orari, non prende la gazzella. Se il leone non è particolarmente forte, non uccide la preda e non riesce a sfamare il branco. E mentre se l'uomo non è abbastanza forte, non è abbastanza veloce, costruisce un qualche cosa che gli permette di essere più forte, più veloce. Date a un uomo, ma anche estremamente debole, una pistola e diventa l'uomo più forte del mondo improvvisamente. E questo per l'animale è sempre, non è assolutamente così, per l'essere umano invece tutto ciò che è naturale viene immediatamente alterato grazie all'uso dell'intelletto. Allora, come si chiama la capacità di sopravvivenza di un individuo, di una specie all'interno di un determinato contesto ambientale? Generalmente si utilizza il termine fitness. Noi utilizzeremo il termine epigliosi per una questione formale. Per utilizzare una parola che è coerente con la nostra cultura greca e latina, con le nostre origini culturali europee. Allora, l'epibiosi di un individuo, di una specie all'interno di un determinato contesto ambientale è praticamente la sua capacità di sopravvivenza e di riproduzione. L'epibiosi in ambito umano è assolutamente alterata dall'intelletto e questo crea un problema che io definisco inconsistenza della necessità. Qualsiasi caratteristica dell'animale è il risultato di un'evoluzione. L'evoluzione non è un qualche cosa che avviene da un giorno all'altro, è un qualche cosa che avviene in milioni di anni, generalmente. Se il giaguaro riesce ad arrivare a 100 km orari è perché tutti i suoi antenati che non riuscivano a correre abbastanza velocemente non riuscivano a riprodursi e a sopravvivere in sostanza. E quello che è valido per l'animale è valido potenzialmente anche per l'uomo. Che cosa vuol dire? Che se c'è una caratteristica fisiologica, quella caratteristica fisiologica deve essere necessariamente il risultato della sopravvivenza naturale, cioè della selezione, scusate, della selezione naturale, e quindi deve essere la caratteristica dell'epibiosi. Se in natura noi tendiamo, per esempio, ad accumulare grassi, è perché accumulare grassi potenzialmente è utile nel momento in cui quei grassi non ci sono, no? Per esempio nei momenti in cui di mancanza di cibo. Allora, come dicevo prima, però cosa succede? Succede che l'uomo riesce interamente ad ovviare a qualsiasi necessità che ha. E però si presuppone che alcune necessità siano difficilmente sopperibili. Che cosa vuol dire? Che se io ho appunto la necessità di ingrassare, cioè di mangiare grasso quando è disponibile, è perché quella cosa dovrebbe essermi utile.
In campo umano questa cosa smette di essere vera, perché se l'essere umano è in grado di produrre il proprio cibo a livello di massa, cioè di fare una mass production, direbbero gli americani, chiaramente il fatto che io ingrassi è solo un problema. Infatti si vede per esempio che in America, dove questa cosa è assolutamente incontrollata, e molto spesso si ritrovano delle persone estremamente obese, pericolosamente obese per se stesse e per gli altri. E nonostante questo, cioè nonostante si ritrovi in una situazione di incredibile obesità, comunque riescono a sopravvivere. Quindi c'è l'assurdo dell'assurdo, dove la fisiologia è un qualche cosa di completamente optional, di completamente ovviabile. L'essere umano, come bara la natura, come la inganna? Per esempio, attraverso l'utilizzo di medicinali. Attraverso l'utilizzo di medicinali lo possiamo sopravvivere ben oltre le aspettative, o comunque arrivare a uno stato di salute straordinario. Ma anche senza, diciamo, arrivare al discorso del medicinale, è sufficiente, per esempio, l'utilizzo dei vestiti per incrementare incredibilmente la capacità di sopravvivenza dell'individuo. All'estremo abbiamo per esempio la chirurgia plastica. Attraverso la chirurgia plastica l'essere umano modifica il proprio aspetto fisico. Modificando il proprio aspetto fisico, incrementa quelle che sono le capacità di riproduzione. L'aspetto fisico, il fatto la buona salute, l'aspetto fisico dovrebbero essere tutte caratteristiche che portano in qualche modo l'individuo a essere selezionato. Se l'intelletto permette di ovviare a qualsiasi problematica che si presenta, rende del tutto inutili i meccanismi di epibiosi, cioè il fatto che esista una selezione naturale in campo umano è perfettamente superfluo. C'è anche un'altra questione molto importante, è il dilemma umano. Allora, mentre l'animale non ha alcun dilemma, nel senso che agisce attraverso l'istintualità, se deve amare ama, se deve odiare odia, senza riserve in entrambi i casi, e non si fa no, il presupposto morale, non ha un dubbio morale su quella che è la natura delle sue azioni. Se per esempio l'animale ha fame e ha un altro animaletto lì vicino a lui, semplicemente lo mangia se ne ha la necessità. Noi invece in questa cosa spesso abbiamo un dilemma. Nel momento in cui comprendiamo che l'animale prova potenzialmente i nostri stessi sentimenti, ecco che l'essere umano ha il dilemma riguardo alla correttezza del fatto di poterlo o non poterlo mangiare. La maggior parte dei vegetariani, vegani, insomma, di tutto questo universo che ritiene sbagliato mangiare l'animale, basa la propria scelta etica, attenzione, non morale, sul discorso della comprensione del sentimento. Cioè, nel momento in cui l'individuo comprende che l'animale che sta per mangiare prova gli stessi sentimenti, potenzialmente, allora smette. Oppure sceglie, prova molto spesso a scegliere di non mangiare carne, che poi vi riesca o non vi riesca, rientra appunto nel discorso di dilemma, nel senso che una cosa è dire no, questa cosa è sbagliata e quindi non la devo fare, una cosa è sentire l'odore della carne alla brace e se viene l'acquolina in bocca è perché si ha fame. E questa non è una scelta. Non è qualcosa che l'individuo può razionalmente scegliere. Quello che è la fisiologia, comunque, all'individuo arriva, volente o nolente. Poi, attraverso l'uso della razionalità, può scegliere cosa farne potenzialmente di questa fisiologia. È importante parlare di questo argomento perché nel momento in cui si parla di etica o di morale, bisogna considerare tutti questi elementi. Bisogna considerare l'inconsistenza della necessità, bisogna considerare il fatto che la morale sia filogenetica, cioè venga da un percorso evolutivo, e bisogna considerare quello che è il dilemma umano.